Eder, Mech, Pallister. Durante una delle mille perquisizioni che Don Ciccio ha subito, gli inquirenti per un attimo hanno sperato di aver fatto centro. Che è successo? Sul frigo c'erano 3 macchie di sangue. Alla vista di questo sangue, perché era sangue, alla vista di questo sangue, il signore poliziotto carabiniero, non so quello rischio, che stava facendo gli esami, ci siamo. Io non capivo cosa, dove c'era, cosa voleva capire. Ha preso i prelievi con la macchina, con la mano tremava tutto, ha fatto questa cosa qua, ha preso tutta questa roba qua ed era il sangue del suo buco. Purtroppo, il suo buco. Qua più che sangue del suo buco non posso trovare. Quando apri il cartone, magari per prendere, io quando faccio il suo buco non faccio 50 pezzi, ne faccio 10, 20. Quindi forse il cuoco aprendo è schizzato un po' di sangue al di fuori del freezer. Poi siamo andati su, lì dopo lo suo buco penso che hanno capito che era quasi inutile stare lì, c'è stare qui. Ci siamo fatti una chiacchierata perché volevano sapere, fare, dire. E hanno insinuato, dai, non ci raccontare la storia di chi l'ha visto, perché noi già la sappiamo, già abbiamo visto. Dici delle cose nuove. Anche lì, cosa ti devo dire? Quando sono venuti i RIS per controllarmi, ho subito una perquisizione molto pesante. E mi è stato detto la frase che loro dicono sempre, comunque sia, perché loro partono col pregiudizio che io ho fatto qualcosa. Mi è stato detto che per fare prima, senza che mi rivoltano l'albergo, la pizzeria, perché poi dovevo chiudere quel giorno, perché c'erano loro, dimmi dove hai messo il corpo di Mara. E io sono rimasto male, ci sono rimasto male su quella parola lì, perché non me lo merito, perché io non ho fatto niente, ma non devo giustificarmi adesso in televisione che io non ho fatto niente. Aspettiamo sempre le indagini, le innalzi la macchina e via dicendo. Io non mi puoi dire dimmi dov'è, così non rivoltiamo tutto. Io gli ho detto rivolto pure all'albergo, tranquillo, perché io a Mara l'ho vista andare via a piedi. La perquisizione è avvenuta l'8 agosto. Allora, hanno cominciato dall'esterno. Qua ci sono delle cantine, delle porte dietro il mio palazzo, il palazzo del papà. Una scena, c'è delle porte. Una porta e c'è una cantina, un magazzino piccolo cieco, quindi si vede da qui a lì, non c'è niente. La seconda porta c'è il magazzino. La terza porta c'è il locale caldaia. La quarta porta, che è aperta, non c'è neanche la porta, ma c'è un pezzo di legno chiodato al muro. Quella è una cantina dove poi ci sono dei sotterranei, alla fine attraversano anche Chiomonte, diciamo. Allora hanno chiamato i pompieri, i vigili del fuoco, si sono messi a scavare a pali piccoli quasi mezza giornata e niente, risultato niente, zero. Hanno fatto il giro sulle camere, hanno visto le camere tutte ordinate, belle pulite. Cioè, non è che metti caso, ammesso che fosse io, non è che metto Mara in un armadio, capisci? Non c'ha senso. E niente, poi abbiamo cominciato da giù. Hanno usato del lumino, avevo visto che rilevavano delle macchie che potevano sembrare sangue, invece non era sangue, magari. Questo succede perché giustamente sono sotto indagine per Mara e la pressione adesso sta diventando troppa pressione. Giorno per giorno che vado avanti vedo un accanimento, questo è proprio accanimento profondo nei miei confronti, sempre più pressione, sono tensionato, sotto controllo con i telefoni, addirittura sono seguito, sono pedinato. Il 20 agosto ti hanno arrestato, hai passato 2 giorni al fresco. In pratica io sono autorizzato ad andare a fare la spesa. Mi hanno contestato i tempi, poi su Google Maps l'avvocato gli ha dimostrato che effettivamente ci va quel tempo lì, perché non ho fatto l'autostrada, ho fatto un pezzo di autostrada, poi tutta la strada normale. Sono andato a prendere la mozzarella, ho le fatture, ho fatto la spesa, nel frattempo ho incontrato una mia amica che mi ha fatto un regalo, sarebbero questi 4 grammi di cocaina. Quando sono tornato indietro, all'altezza di Condove, c'erano i carabinieri di Susa, al limite di competenza, che mi stavano già aspettando. E nel frattempo, una cosa mai vista a Chiomonte, neanche la TAV ha visto tanti carabinieri quando ha visto con me. Mio padre mi ha raccontato che ha subito un controllo nel locale dove c'erano 15 macchine
di carabinieri e anche il corpo forestale per supporto, non so cosa dovevano controllare. C'erano i RIS, i NAS, sì. Poi l'unità cinofola con i cani, poi c'erano l'ispettorato del lavoro. Hanno chiuso il locale perché hanno trovato mia moglie che dava una mano, perché io ero in galera, e una ragazza che era in prova, la dovevo mettere a posto, però non ho fatto in tempo a metterla a posto. Avevo 3 macchine sulla proprietà privata. L'unica cosa che non era delimitata da una catena, da un filo, da un muro, per loro è libero accesso. Io avendo la targa prova, mio padre è andato a targa prova, ogni macchina che uso io la metto. In automatico, se io metto la targa su una, le altre due sono scoperte l'assicurazione, però sono sulla proprietà privata. Solo perché non era delimitata, me l'hanno sequestrata. Questa pressione ormai è palpabile. La sente anche sulla gente del paese e la gente che passa di qua. Tutte le macchine che passano fanno proprio il segno. Qui è dove è successo, qui, capisci? Qui, tutti a puntare il dito, qui. Mia moglie non ha retto la pressione, non ha retto tutta sta forza, sti problemi, il mio arresto. Qui ci abitavo io con le mie figlie. E sinceramente parlando, adesso stando, non sono mai più entrato dal giorno che mia moglie è andata via con le bambine. Mi mancano terribilmente. Già vedo la cucina dove cucinava mia moglie, il letto dietro dove dormivo io con le mie figlie e mia moglie. Mi stavo facendo male, adesso mi sta facendo male veramente. Io ho perso anche la famiglia per questo, quindi sappiamo qualcosina, però aspetta poco, ma sappiamo. La cosa sicura che sono le impronte sul volante di Cosimo, sulla portiera, e sul lato destro l'impronta di Mara sulla portiera, e un capello, si dice un capello nel poggiatesta. Però aspettiamo, magari, voglio essere più sicuro, aspettiamo i fogli, carta canta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.